Primo esercizio sullo spettrometro di massa. Due atomi ionizzati, elio 3 e elio 4 ionizzati una volta, negativamente, escono da un selettore di velocità formato da un condensatore piano, le bobine di Helmholtz, è lo stesso selettore di velocità dell'esercizio numero 2, questo che abbiamo già visto in un video precedente. Questo selettore selezionava le particelle con velocità 4,6 per 10 alla quinta metri al secondo. Quindi tutta questa parte iniziale dell'esercizio è come dire questi due ioni elio escono dal selettore di velocità con la velocità di 4,6 per 10 alla quinta metri al secondo, una velocità non relativistica perché molto minore della velocità della luce. Siamo a 3 ordini di grandezza in meno rispetto alla velocità della luce, che è 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Dunque l'esercizio vero e proprio inizia qui sullo spettrometro di massa. I due ioni entrano con questa velocità in uno spettrometro di massa dove c'è un campo B di 0,12 Tesla. Calcola la distanza fra le loro tracce di impatto sullo schermo. Questi sono gli ioni elio 3 e elio 4 ionizzati negativamente una volta che arrivano nel selettore di velocità dal quale escono con la velocità di 4,6 per 10 alla quinta metri al secondo e poi entrano dentro allo spettrometro di massa che sta in questa zona qui dove c'è questo campo B da 0,12 Tesla di intensità. Facciamo comunque qualche ragionamento sul selettore di velocità all'inizio senza fare calcoli ma solo per capire come va messo orientato il campo BH. L'ho chiamato BH per non confonderlo con questo campo B. BH perché è quello generato dalle bobine di Helmholtz. Queste sono le bobine di Helmholtz intorno al condensatore. E poi anche come orientare il campo E, campo elettrico. Uno dei due campi, il campo BH o il campo E, lo possiamo scegliere noi arbitrariamente come lo vogliamo orientare. L'altro poi lo dobbiamo orientare di conseguenza nella maniera giusta affinché le particelle proseguano in linea retta all'interno del selettore di velocità. Quindi per esempio scegliamo il campo BH che entra nel foglio e infatti tutte queste crocette sono le linee del campo BH che entrano nel foglio. Dunque con la prima regola della mano destra devo far girare la corrente nelle bobine in senso orario. Vediamo la forza magnetica che subisce uno ione negativo, ione elio, quando entra in questo campo induzione magnetica BH. Subisce la forza di Lorentz, la forza magnetica, la carica dello ione è negativa e vale meno E, dopo lo vediamo meglio qua sotto, e quindi devo utilizzare la regola della mano sinistra, la seconda regola, mettendo sul pollice la velocità dello ione che va verso il basso. Lo ione in questo momento si trova qua, quando entra nel campo BH. Il campo BH che entra nel foglio, lo devo mettere quindi sull'indice, e allora il medio della mano sinistra mi dà la forza magnetica, cioè la forza di Lorentz verso sinistra. Come indicato in questo disegno, la forza magnetica tira questo ione verso sinistra cercando di farlo curvare da questo lato, così. Allora per farlo andare dritto bisogna che la forza elettrica generata dal campo elettrico del condensatore spinga verso destra. La forza elettrica si calcola con questa formula e siccome lo ione è negativo, la forza elettrica verso destra è opposta al campo elettrico. Cioè il campo elettrico deve andare a sinistra affinché la forza elettrica vada a destra. Dunque un campo elettrico verso sinistra si realizza caricando la lastra destra positivamente e la lastra sinistra negativamente, perché il campo elettrico va sempre dalla lastra positiva alla lastra negativa. Ecco dunque che il disegno completo è questo, con la lastra positiva a destra, lastra negativa a sinistra, campo elettrico che va a sinistra. Ora andiamo alla seconda parte del disegno, quando lo ione, gli ioni negativi entrano nel campo B dello spettrometro di massa. Avrei potuto orientare questo campo B anche in modo opposto rispetto al campo BH, però per semplicità l'ho orientato che entra anche lui nel foglio. Quindi si ripresenta la stessa identica situazione di prima, con le particelle negative che vanno verso il basso all'ingresso e quindi vengono tirate a sinistra dalla forza magnetica di Lorentz e quindi fanno questo semicerchio, semicirconferenza, che risulterà più larga per lo ione più pesante che è l'elio 4. L'elio 3 invece curverà più stretto. Queste sono le tracce lasciate e l'incognita che dobbiamo trovare è la distanza fra queste due tracce.
Questa distanza è la differenza tra i diametri di curvatura, perché questo è il diametro di curvatura dell'elio 4, mentre invece questo è il diametro di curvatura dell'elio 3. Quindi la distanza fra le tracce, la distanza D, è diametro dell'elio 4 meno il diametro dell'elio 3, il doppio del raggio. Quindi il doppio della differenza dei raggi. Per trovare questi raggi bisogna utilizzare la formula che conosciamo, il raggio di curvatura, massa per velocità, diviso la carica per il campo B. La velocità è uguale sia per l'elio 3 che per l'elio 4, perché sono usciti dal selettore di velocità con la stessa velocità, quindi. Anche il campo B è lo stesso per entrambi, e anche la carica dei due ioni è meno 1, cioè meno E. Tra poco vediamo meglio perché. Comunque, essendo ionizzati tutti e due una volta negativamente, hanno la stessa carica, che qui però dobbiamo riportare con il segno più, perché stiamo calcolando il valore assoluto del raggio, quindi non avrebbe senso un raggio negativo. Comunque, l'unica cosa che distingue i due ioni è la loro diversa massa. Vediamo quindi come sono fatti questi ioni, l'elio 3 e l'elio 4. Partiamo dall'elio 4, che è formato da 4 nucleoni, di cui due sono protoni, due sono neutroni, e poi dovrebbe avere due elettroni in orbita intorno. Questo se fosse elio 4 elettricamente neutro. Invece, essendo stato ionizzato una volta negativamente, di elettroni ne ha 3, e quindi qui ho sbagliato a fare il disegno, perché io ho disegnato degli ioni positivi. Dunque questi ioni devono avere 3 elettroni in orbita, così da avere una carica netta di meno E. Lo ione elio 3 invece ha un solo neutrone anziché due, e infatti ha 3 nucleoni, perciò si chiama elio 3. E anche lui ha 3 e non 1, 3 elettroni in orbita. Comunque, ai fini del calcolo della massa, gli elettroni sono sempre trascurabili, sono molto più leggeri dei nucleoni, approssimativamente 2000 volte più leggeri, e quindi nel calcolo della massa basta contare i nucleoni. L'elio 3 ha 3 nucleoni, cioè 3 unità di massa atomiche, ciascuna delle quali vale 1,66 per 10 alla meno 27 kg. L'elio 4 invece ha 4 unità di massa atomiche, 4 nucleoni. Quindi, andando a sostituire la massa dell'elio 3 qui e facendo i calcoli con tutti gli altri dati conosciuti, quindi la velocità d'ingresso nello spettrometro, la carica dell'elettrone in più che dà la ionizzazione negativa e il campo B, si trova un raggio di curvatura dell'elio 3 di 11,9 cm. Per l'elio 4, facendo gli stessi identici calcoli, viene un valore che è i 4 terzi del precedente, ed è 15,9 cm. Adesso basta utilizzare la formula che abbiamo visto prima per calcolare la distanza fra le due tracce, che fa circa 8 cm, 7,9 per la precisione, come era indicato anche qua nello svolgimento e nei risultati dell'esercizio.